in collaborazione con Vuoi rinnovare casa? Sei stanca del tuo arredamento? Approfittane subito! Disegno Arredo per rinnovo esposizione effettua sconti dal 20 al 50% su tutta la merce in mostra. Alcuni esempi? Cameretta completa di armadio, libreria, soppalco, letto e scrivanie da 4.600 euro a 2.900. Cucina componibile di ultima generazione da 15.000 a 9.900 euro. Camera da letto completa da 8.200 a 6.000 euro e tanto altro ancora. E non è finita, per ogni coppia di sposi che acquisterà almeno due ambienti riceverà in omaggio un soggiorno per una settimana presso le migliori località italiane. Disegno Arredo, lasciati incantare. È un nostro amico da anni. Con lui è tutto più facile. Sa quello che cerco. Mi piace giocare con lui. Centro commerciale Monforte. Grande in tutto. Prospiciente il Castel Monforte, la moderna struttura del Grand Hotel Rinascimento, la trovi al centro di Campobasso. Terrazza panoramica, ampi saloni per sposali, per rendere il tuo matrimonio esclusivo grazie ai piatti tipici e italiani preparati dagli chef nella nuova cucina del Grand Hotel Rinascimento e camere dotate di tutti i comfort. L'Hotel Rinascimento lo trovi a Campobasso in Via La Banca. Telefono 0874 48 49 31. Ciao, sono Leida, ne ho conseguito la mia specializzazione presso il Centro Servizi Formazione e Occupazione di Antonietta Ricca. Grazie a lei e ai bravissimi insegnanti che ci sono potuto realizzare il mio sogno, aprendo la mia attività di estetica a Pieracatella. Iscriviti al corso di formazione per estetisti presso il Centro Servizi Formazione e Occupazione di Antonietta Ricca. I corsi sono a pagamento e le iscrizioni sempre aperte. Vieni a trovarci a Campobasso in via Campania e a Termoli in via di Savoia. Centro Servizi Formazione e Occupazione è la formazione dei fatti. Sei passato in tintoria? Fatto. E il ristorante l'hai prenotato? Fatto. Allora le bollette le ho pagate io ed ho preso anche il gioiello. Inizia a farlo anche tu, vedrai che imparerà anche lui. Sorprendila con un gioiello Gaema. Prezioso, esclusivo e innovativo. Design, qualità, raffinatezza. Gaema realizza il gioiello per te con tecniche di lavorazione all'avanguardia. Per un gioiello unico, scegli Gaema. Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Accademia Britannica è anche Play School, centro per l'intrattenimento dei più piccoli da 1 a 10 anni. E non solo. Accademia Britannica è anche Summer School, progettato per tutti coloro che non hanno la possibilità di seguire corsi di inglese all'estero. Adulti, universitari, teenagers. Sono aperte le iscrizioni. Prenota e contattaci. Nella vita di ogni uomo esistono delle priorità. La famiglia, gli amici, l'auto. Ad innamorarvi dovrete pensarci da soli. Gli amici bisogna saperli mantenere. Per l'auto basta Molinaro. Molinaro, non un'auto, ma uno stile di vita. Non un'auto qualunque, ma un'auto a misura di voi. Fiat, Lancia, Alfa Romeo, veicoli commerciali Fiat Professional e Toyota, ma anche tante auto plurimarche. Molinaro S.p.A., la vostra auto da sogno. Lasciatevi guidare da mani esperte. Che sacrifici all'epoca in mare. Uomini imbarcati sui pescherecci giorno e notte. Da 80 anni, ora come allora, di generazione in generazione, la Recchi Pesca, a bordo del Miante e del nuovo Giuseppe Risorgi, continua a battere il mare Adriatico per offrire nel suo punto vendita di via Monforte a Campobasso pesce sempre fresco. Alcune offerte: triglie 1,5 kg 7 euro, seppie a 10 euro, mazzoline 5 euro, cicale 1,5 kg 10 euro, 1 kg di calamari e 1 kg di cozze a 10 euro. Cassetta mista zuppa di pesce 5 kg 30 euro. Famiglia Recchi, armatori per passione.
Grande Sport su TLT Molise. Da lunedì al sabato l'informazione sportiva quotidiana è in onda alle 14, alle 21 e alle 23.30. Il venerdì alle 21.30 sui vostri schermi Corner, tutte le emozioni dei colori rosso-blu. Ogni domenica alle 14.30 Non Solo Sport, tutti i risultati in tempo reale e la diretta Stadio Studio da Contrada Selvapiana. E dalle 18 ospiti, commenti, immagini. A seguire la telecronaca delle partite del campionato di eccellenza del Campobasso 1919. E dalle 22, in esclusiva, la telecronaca indifferita della partita del Campobasso, campionato di seconda divisione Lega Pro, solo su TLT Molise. È la nona gara in poco più di un mese, una partita ogni quattro giorni, si gioca in casa contro il Milazzo, si gioca sul proprio terreno dove nelle ultime due uscite sono arrivati altrettanti KO. Il Campobasso dopo tre sconfitte di fila, Perugia, Ebolitana e Fano, è tornato a vincere anche se a fatica nello scorso turno sul campo dell'ultima della classe Celano. Il Lupo ora vuole tornare a far punti, possibilmente tre, dinanzi ai propri tifosi. Contro il Milazzo non si può sbagliare, i siciliani si trovano in penultima posizione, hanno solo tre punti in classifica e finora non hanno mai vinto. Cinque sconfitte, tre pareggi, questo è il bottino della compagine messinese. Un punto in casa e due in trasferta, le ultime due gare lontano dal proprio pubblico. Milazzo che infatti in esterno non perde da un mese, ma sono numeri che contano poco, come quelli relativi alle reti segnate e subite. Soltanto tre gol fatti con una difesa che non ha subito poi tanto rispetto alle altre, 9 i gol incassati. Il Campobasso sa di poter conquistare l'intera posta in palio, per farlo deve tornare a macinare quel gioco visto in avvio di campionato. La sosta arriva nel momento giusto, i rossoblù potranno così rifiatare, prima però occorre battere il Milazzo per non farsi risucchiare nelle zone calde della classifica. 13 punti in 8 gare rappresentano un bottino soddisfacente, incrementarlo prima di riposare metterebbe il Lupo nella consapevolezza di non abbandonare la nona piazza. Per il match con il Milazzo, soliti problemi di formazione per il tecnico Nicola Provenza. Danna e Triarico non recuperano, dovrà stringere i denti Balistreri, praticamente tutto il reparto avanzato è out. Si chiede un altro sacrificio al bomber palermitano in vista della gara di oggi, dopodiché avrà dei giorni di riposo dove potrà riprendersi dalla botta alla caviglia. Formazione quindi quasi scontata, Giuliano in porta, Esposito e Modica laterali di difesa, centrali Scudieri e Altobello. A metà campo la scelta del tecnico ex Gela è ricaduta su Quadri, Forgione e Cenciarelli. Giannattasio e Todino vanno a fare gli esterni di attacco e Balistreri sarà l'unica punta. Sono 10 i punti che dividono le due squadre in classifica, ma non bisogna di certo abbassare la guardia e sottovalutare l'incontro, così come fatto con Ebolitana e Fano. Campobasso Milazzo quindi alla Selvapiana. Questo è il quadro completo del nono turno. Aprilia Perugia, Arzanese Vibonese, Catanzaro Celano, Ebolitana Fondi, Gavorrano Chieti, Giulianova Isolaliri, L'Aquila Paganese, Melfia Versa Normanna, Neapolis Vigor Lamezia, a riposare e il Fano. E questo mercoledì non solo campionato di seconda divisione ma anche Coppa Italia regionale. Il servizio. 16 squadre tra eccellenza e promozione scenderanno in campo per gli ottavi di finale della fase regionale di Coppa Italia. Per la precisione, su 16 squadre 14 sono di eccellenza, eliminate nella fase a gironi solo Roseto e Biferno, e due di promozione, parliamo di Rocca Ravindola e Sant'Eliana. Il Termoli, che in campionato conduce con 5 vittorie in 5 giornate, affronterà il Boiano, reduce dalla bella prova di sabato all'antistadio Selvapiana contro il Campobasso 1919. Il Fornelli, con pagina in crescita di partita in partita, affronterà la Sant'Eliana, che attualmente occupa la zona bassa della classifica di promozione con 4 punti in 5 partite. Non sappiamo cosa aspettarci dalla sfida tra Frentana Larino e Sesto Campano, due squadre molto sofferenti in campionato, nonostante c'è da dire almeno gli isernini sembrano dare il massimo, che evidentemente però non è abbastanza. Un Venafro in ripresa affronta la neopromossa Lupi Molinaro, che forse a causa di un po' di vertigini nell'anticipo di sabato ha subito una
brutta sconfitta in casa della Monti Downi. Tutta da gustare la sfida tra Calcio Montenero e Turris, quest'ultima alla prima sfida di Coppa con la nuova guida Mancano, che sembra aver portato già in campionato un vento nuovo. Non dovrebbe essere uno scontro particolarmente sbilanciato quello tra Virtus Boiano e Rocca Ravindola. Pur appartenendo a due diverse categorie, infatti, la Virtus Boiano è ferma al quart'ultimo posto in classifica in campionato, mentre il Rocca Ravindola è prima in promozione con 13 punti. Una Monti Downi altalenante in campionato, ma capace di grandi risultati, incontra un Campobasso 1919, ancora stordito dalla prima sconfitta in campionato di sabato scorso. Un match aperto a tutti i risultati, quindi. Ed infine, un Vasto Girardi in netta ascesa ospiterà la Sant'Angiolese, probabilmente desiderosa di riscatto dopo il pesante 3-0 incassato dal Termoli. Questo è il quadro completo delle gare degli ottavi di finale. Boiano-Termoli, Fornelli-Sant'Eliana, Frentana-Larino-Sesto Campano, Lupi-Molinaro-Venafro, Montenero-Turris, Virtus-Boiano-Rocca Ravindola, Monti Downi-Campobasso 1919, Vasto Girardi-Sant'Angiolese. E parliamo ancora di calcio regionale. Come ogni mercoledì andiamo a vedere le schermate dei marcatori di eccellenza e promozione. Con 5 reti guida la classifica Guidotti del Termoli e insieme a Raucci del Sesto Campano. A 4 Iannicello e Brancaccio della Turris, Minotti del Termoli e a 3 realizzazioni Befi e Raffa della Turris, Del Zingaro dei Lupi Molinaro, Gravinese dei Monti Downi, Paduano dei Lupi Molinaro, Ricci del Roseto e Riccitiello del Venafro, Vitelli del Fornelli. Vediamo ora i marcatori in promozione. Con 6 reti guida Lattanzio della Maronea, 5 Cifaldi del Gambatese e Iameo del Rocca Ravindola, 4 realizzazioni Moffa del Casale Riccia e Pacitto della Virtus Pozzilli, a 3 Cretella e Longo del Campo di Pietra, Marra e Poglio della Vairanese, Perrella del Sessano e Tosches del Gambatesa. Isernia e Trivento con il molare a terra dopo i risultati della scorsa domenica. I Pentri sconfitti in Abruzzo continuano ad altalenare prove positive a prove negative. Il Trivento deve mangiarsi le mani, ha perso altri 2 punti nei minuti di recupero. In totale sono 5 i punti persi in 2 partite a gare praticamente finite. Sorride Lagnone invece, che finalmente conquista la prima vittoria in casa. Ascoltiamo il duo d'attacco Keita Bernardi. Alberto Bernardi finalmente è ritornato disponibile, dopo tanto tempo. Oggi però per fortuna non c'è stato bisogno di te, del tuo apporto. Sì, anche se dalla panchina penso di aver dato un contributo importante come tutti gli altri compagni. No, oggi volevamo veramente riscattare non la brutta prestazione di Pesaro, perché sotto quel punto di vista avevamo fatto un'ottima prestazione, però risultato negativo, e volevamo sfaltare un attimino sto tabù del Civitelle che non ci vedeva ancora vittoriosi davanti al nostro pubblico. Abbiamo voluto la vittoria fin dall'inizio con tutte le nostre forze, siamo stati veramente squadra, compatti, e il risultato ci ha premiato, direi giustamente. Ecco, il gol di Pifano, il gol lampo, vi ha favorito? Sì, però si vedeva già che eravamo entrati col piglio giusto, con lo spirito di volere proprio questa vittoria con tutte le nostre forze. Penso che anche se non l'avessimo sbloccata subito, oggi l'avremmo incanalata sul canale giusto e saremmo riusciti a portarla a casa lo stesso, la vittoria. Allora Alberto, domenica prossima ci sarai magari dal primo minuto? Beh, questo è l'obiettivo mio. Oggi era ancora un pochino presto, però ci tenevo, eravamo in emergenza, andare almeno in panchina per dare un apporto alla squadra. Lavoreremo sta settimana, poi deciderà come sempre il mister, anche se come si è visto oggi è la squadra che fa sempre emergere il singolo, ma non è mai il singolo che fa grande una squadra, quindi questa squadra con lo spirito giusto può fare a meno di tutti, che i risultati li otterrà sicuramente. Bubu Keita si è sbloccato domenica scorsa, oggi aspettavano i tuoi gol, per fortuna sono arrivati quelli dei tuoi compagni, quindi è una squadra nel vero senso della parola questo Olimpiagnone. Sì, è il bello di questo gruppo è che tutti quanti possono andare in gol, quello è un vantaggio per questa squadra.
Oggi tenevamo a fare risultati, 3 punti sono venuti, siamo contenti. Lavoro di tutta una settimana col gruppo, con tutti intorno, che fa sì che oggi è uscito fuori Agnone che si aspettava tutti quanti. Domenica prossima si andrà a Riccione, il primo di 4 incontri molto difficili. Ma tutte le partite sono difficili, bisogna interpretarle come quelle di oggi, come abbiamo sempre fatto. A volte va bene, come qualche volta è andato male, pure domenica scorsa abbiamo giocato alla grande, purtroppo siamo tornati a casa con mani vuote. Però con questa vittoria c'è un punto di partenza per questa squadra, per questo ambiente, con tutti insieme faremo belle cose. E anche per la Serie D vediamo i marcatori. Con 8 reti conduce la classifica Arcamone del Teramo, seguono con 5 Acquaro del Trivento, Buonocore del Riccione, Masini del Teramo, con 4 reti D'Ambrosio dell'Olimpia Agnonese, Genchi dell'Ancona e Pazzi della San Benedettese, a 3 realizzazioni Arce del San Nicolò, Gabrielloni della Jesina, Galli e Rizzi della Sant'Egidiese, Stefanelli del Riccione. E lasciamo il calcio per passare al basket, campionato di Serie C. Quello che tutti temevamo è accaduto, la Virtus Termoli ha rinunciato alla trasferta di Monopoli e con ogni probabilità si ritirerà dal campionato. Si avvia così verso la fine, piuttosto indecorosa, l'avventura del club adriatico nei campionati nazionali. Continua invece il momento positivo per il Venafro, che ha conquistato la 3ª vittoria in 3 gare, battuto in casa il Taranto 66-46. Ma andiamo a vedere con l'aiuto delle schermate i risultati e le classifiche. Seconda divisione nazionale C, Catanzaro Salerno 68-65, Juvetrania Airola 77-64, Libertas Taranto Molfetta 66-54, Magic Team Benevento Monteroni 87-82, Monopoli Virtus Termoli non disputata, Monte di Procida Pallacanestro Benevento 72-60, Napoli Mola di Bari 71-70, Venafro Cus Ionico Taranto 66-46. E vediamo ora la divisione nazionale C, la classifica. 6 punti conduce la Magic Team Benevento, seguono con 4 Cus Ionico Taranto, Monteroni, Napoli e Venafro. Con 2 punti Airola, Catanzaro, Juvetrani, Libertas Taranto, Molfetta, Monopoli, Monte di Procida e Salerno. A 0 punti in fondo alla classifica Mola di Bari, Pallacanestro, Benevento e Virtus Termoli. Ma vediamo ora la Serie C nazionale, regionale, Popoli 77-59, Isernia Roseto 84-46, Nereto Ripalimosane 55-69, Penne Pescara 98-75, Pentateramo Alba Adriatica 79-58, Sulmona Camplio 48-72, Termoli Martinsicuro 65-77, Vasto Olimpia Campobasso 67-56. Vediamo ora la classifica che ne consegue. A 4 punti conduce Isernia, Martinsicuro, Pentateramo e Vasto, 2 Atri, Campli, Nereto, Olimpia, Campobasso, Penne, Ripalimosani, Sulmona, Termoli, 0, Alba Adriatica, Pescara, Popoli e Roseto. Domenica si è svolta la 2ª edizione della Coppa d'Oro del Matese, manifestazione amatoriale di regolarità con cronoscalata di autoveicoli d'epoca, classici e sportivi, lungo i tornanti che portano da San Massimo a Campitello Matese. Hanno partecipato all'evento anche club di fuori regione. Lo scopo principale di tale evento è quello di ricordare la necessità di non disperdere il valore storico di veicoli che tanti anni fa circolavano sulle nostre strade, ma anche quello di far bella mostra degli splendidi paesaggi e delle prelibatezze gastronomiche della nostra regione. Ancora un successo oltre i confini regionali per gli atleti del Comitato Italiano Paralimpico. Questa volta riguarda il comparto dell'atletica leggera, in particolare gli allievi del tecnico campobassano Antonella Maglieri. Lo scorso fine settimana, nella 9ª edizione del Corri Manfredonia, sul tracciato di 2000 metri, riservato agli atleti fisdi ragonistici, che ha visto sulla linea di partenza 20 contendenti, Daniele Germano
Milano, ha conquistato il terzo posto. Buona anche la prova di Giovanni Camino, che nonostante qualche difficoltà durante la gara si è classificato quinto. Ottimo il bilancio per i molisani, quindi un risultato che premia l'impegno di questi ragazzi che hanno messo in luce tutto il loro potenziale. Soddisfazione arriva anche dal tecnico Antonella Maglieri. E questa era l'ultima notizia per oggi, vi ringraziamo per la cortese attenzione, arrivederci. L'ET Sport, in collaborazione con... MoliseTV.net, il sito dell'informazione sportiva e politica della nostra regione. Video, notizie di approfondimento, tutto sullo sport molisano e sugli ultimi eventi accaduti in regione. Edizioni online di TLT Sport. Inoltre, potrai rivedere tutte le trasmissioni televisive realizzate dalla Media e Servizi, tra cui Non Solo Sport, Corner, Divieto di Accesso, I Sapori del Molise e puoi comodamente sfogliare il periodico I Ragazzi della Nord della sezione dedicata www.molisetv.net, la web tv tutta molisana. I vostri ricordi si attenuano? Le vostre videocassette non restituiscono più l'emozione dei colori e del suono fedele alla realtà? Italmedia e Comunicazioni vi permetterà di convertire i vostri vecchi filmini con la qualità del video e dell'audio digitale. Con soli 10 euro, un DVD più una copia. E poi continua l'eccezionale offerta. 10 DVD più 10 copie, solo 70 euro. Venite a trovarci. Ci troviamo a Campobasso, in contrada Colle delle Api, adiacente il Multisala Maestoso. Tenta la fortuna, la Dea Bendata ti aspetta al California Slot e Tucci Games. Oltre 500 metri quadri di videolotterie con tre jackpot fino a 500.000 euro. Troverai anche una vasta gamma di slot machine, videogiochi, internet free ed angolo bar. Il California Slot ti aspetta alla zona industriale di Campobasso di fronte al cinema Maestoso. Potresti essere proprio tu a vincere uno dei tre jackpot in palio. Ti aspettiamo! Da 30 anni ha incantato il tuo palato. Umuline è sinonimo di prodotti genuini. Ora ti accoglie in una sala esclusiva. 100 posti per i tuoi banchetti o cerimonie. Specialità marinare con pesce fresco e carni molisane curate dallo chef Domenico. Umuline dispone di camere di ultima generazione. Che aspetti? Umuline, il vero piacere di sedersi a tavola. La Dolce Napoli. Entra e troverai torte personalizzate per ogni tipo di cerimonia, alzate matrimoniali, composizioni di zucchero, torte a forme di libro per comunioni e inoltre sfogliatelle, babà, cassate e cannoli siciliani. La Dolce Napoli, la tradizione partenopea per le tue feste. Vuoi fare un investimento garantito che ti assicura una rendita annua certa? Diventa produttore di energia trasformando la luce del sole in elettricità. Contatta la Premier Power, azienda leader nella produzione, vendita e installazione di impianti fotovoltaici. Premier Power, con la formula chiave in mano, permette a tutti, famiglie, aziende ed enti, di produrre elettricità con impianti di tutte le dimensioni e la migliore tecnologia esistente sul mercato. Telefona subito, trasformeremo il sole nella tua fonte di reddito.